Insieme i domenici sono stati durissimi, abbiamo avuto tutti quanti contro, tutti quanti, avevamo anche paura. I primi giornalisti che ci facevano mille domande, e anche grazie a quella stampa che ci ha fatto le pulci. Noi siamo cresciuti, abbiamo studiato, per essere all'altezza del popolo che ci ha dato una voce da portare nelle istituzioni, ci siamo preparati. Pensate quanto è importante la stampa, quanto è importante. Pensate se avessero fatto le pulci come le hanno fatto a noi, ai lobbisti, ai mafiosi, ai camorristi, ai piccolisti. Questa piazza sta portando avanti una parola che è bella, e la parola è la rivoluzione. Ho scoperto oggi che la rivoluzione è anche un astro torna e c'è un posto di partenza, che una stella torna in quel posto. Ecco, questa è l'Italia, questa deve tornare ad essere leader dal punto di vista economico, dal punto di vista della produzione, ma soprattutto dal punto di vista dei valori. Quello che noi abbiamo portato in quel Parlamento sono i valori nostri, perché la maggior parte degli italiani porta avanti i valori dell'onestà, della trasparenza, della correttezza. Siamo il popolo più bello del mondo e non dobbiamo mai vergognarci. Dobbiamo sentirci orgogliosi di essere italiani. Abbiamo portato quell'orgoglio in Parlamento e lo porteremo a Bruxelles, quell'orgoglio. Una persona che è capace di sognare e di trasformare, diceva Borges, un sogno in realtà è un rivoluzionario. Una persona che sa amare, che sa portare, che sa trasformare l'amore in un'arma di azione è un rivoluzionario. Questo siamo tutti. Perché la rivoluzione è... Per un rivoluzionario è un poeta, è un amante, è un sognatore. Non si può essere, diceva Borges, rivoluzionario senza lacrime negli occhi e amore nelle mani. È quello che stiamo portando davvero avanti, contro tutto e tutto. Contro tutto e tutto. Non ho altre parole. Vi chiedo soltanto l'ultimo sforzo. Ci sono tanti indecisi. Ognuno ha un pittino in casa. Persone che pensano ancora che quel partito abbia qualcosa a che fare con Berlinguer, con la lotta sociale, con la giustizia sociale. No, questa è gente ormai che sta fuori dalla realtà, perché quel palazzo, credimi, il dramma di quel palazzo è che ti fa staccare dalla realtà. E quando tu ti stacchi dalla realtà sei fregato, perché pensi davvero che quei privilegi sono i tuoi perché ti meriti. Pensi che quei tangenti non sono tangenti, ma sono il regalino di qualche imprenditore che ti vuole premiare per il lavoro che hai fatto. Pensi che quell'auto blu ti spetta. E questo è il palazzo, è come Versailles quel palazzo, l'abbiamo davvero aperto e ci siamo comportati come voi ci avete detto che ci dovevamo comportare. Vi chiedo l'ultimo sforzo, adottato l'indeciso, convincete, c'è la possibilità di vincere queste elezioni europee che sono anche elezioni politiche e c'è la possibilità di avere un potere contrattuale nei confronti di un capo dello Stato che è il principale responsabile dell'indecenza che abbiamo raggiunto. Famoso di altri perché andate in televisione, ma questa è roba che vale poco. C'è un gruppo parlamentare che a me fa sentire a Piero, ci sono deputati e senatori magari meno conosciuti, ma grazie alle loro battaglie che qualcuno di noi